Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sui prodotti da supermercato. Come sapete c'è la playlist con tutti i miei video sui prodotti da supermercato perché ne ho fatti veramente veramente tantissimi, però so che vi piacciono tanto 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 che io vado alla ricerca dei vari supermercati, discount di Napoli, provincia, anche tutta Italia per trovare tante occasioni e tanti prodotti comunici, economici. Lasciatemi tanti like, tanti pollici in su se vi piacciono questi video, così ve ne faccio tanti tanti altri. Allora adesso ragazzi c'è un po' di novità sbattugliate che ho trovato in giro, che sto provando da un po' di tempo e mi stanno piacendo, non piacendo, come al solito vi dico tutta la verità, nient'altro che la verità perché non me ne può fregare di meno. Una cosa che voi mi avete segnalato in tantissime, come sapete, le vostre recensioni, i vostri pareri sono importanti, sono fondamentali per me perché io sono una ma voi siete migliaia, centinaia di migliaia, quindi quello che mi dite tutto qua nella mente, non dimentico nulla. Questa maschera di Shein che ho comprato da Lidl, cioè sia nella variante all'aloe e c'è sia anche in questa variante al Q10. Io avevo detto una maschera abbastanza buona, non con bonici, insomma accettabile, ma comunque non è naturale, però insomma non ci sono schifezze. L'avevo trovata anche carina sul viso, sia quella all'aloe che questa, ma in tantissime, veramente troppe, mi avete segnalato che questa maschera vi ha causato dei rossori, delle irritazioni al viso. Quindi io l'ho trovata carina, anche non avendo buoni ingredienti l'avevo promossa, però dato che me l'avete segnalato veramente tante, vuol dire che c'è qualcosa che non va, sicuramente qualcosa tipo qualche ingrediente o qualche estratto che ha potuto dare questa reazione allergica alle persone. Io devo dirvi la verità, l'ho provata tante volte, sia questa che quella, infatti questa anche aperta, l'ho provata proprio tipo ieri, l'altro ieri, l'ultima volta di recente, ho provato a farla stare un po' in più per capire se era una questione di tempo, e devo dire che se la lascio stare molto tempo inizia anche a me a darmi qualche macchietta, un po' di rossore, quindi secondo me ho va fatta questa maschera a lasciare in posa poco, 5 massimo 10 minuti, però ciò non toglie che comunque se ha dato questa risposta a tante tante persone, io non mi sento più di promuoverla, quindi finché insomma non viene rivisto qualcosa nella formulazione io la devo bocciare, perché quello che voi mi dite è importante, quindi devo segnalare questa cosa a tutte le altre persone che stanno vedendo il video, quindi per avvisarvi, soprattutto se avete la pelle sensibile, secondo me non è proprio il caso di comprarla. Ok, fatta questa parentesi che avevo parlato dei prodotti Lidl in uno degli ultimi video, appunto dei prodotti al supermercato, appunto vi avevo fatto sta nota a quel video. Adesso iniziamo con i prodotti nuovi ragazzi. Ho trovato questi prodotti della Omia, come al solito inizio con i prodotti che mi sono piaciuti di meno per finire a quelli che veramente mi sono piaciuti di più, e inizio con questa crema. Ho trovato varie cose della marca Omia Laboratories al supermercato, varie novità. Infatti questa qua, la crema viso elasticizzante lifting immediato, è proprio una novità, non l'avevo mai vista. Questa qua, l'olio di argan. Allora, come inci mi sembrava veramente veramente fatta bene, cioè aveva degli oletti leggeri, quindi prometteva di essere abbastanza leggera, però c'è l'olio di borragine, di argan, di macadamia, insomma l'ubiquinone, il Q10, cose veramente antiche, ottime. Elasticizzante, lifting immediato. Allora, questa crema è vero, la metti e hai la sensazione di lifting, di tiraggio, pelle veramente veramente rassodata e molto elasticizzante, no? Però un po' troppo, perché io poi le cose le provo, io faccio provare a mia sorella se non sono convinta, le amiche, mia mamma, un po' a tutti. Questa qua, anche mia sorella mi ha detto sta cosa, anzi io senza dire niente ho detto come l'hai trovata, per vedere lei cosa mi dice, insomma anche lei è diventata bravissima con le recensioni, e lei mi ha detto no, non è piacevole perché non mi sento, cioè mi sento che la pelle mi tira troppo, la pelle dopo mi resta secca e mi tira. Ho detto magari tu perché c'hai la pelle tendenzialmente un po' più secca, io magari ce l'ho ormai non mista, l'ho provato, ho avuto la stessa sensazione, andava messo secondo me qualcosa di un po' più nutriente perché lascia questa sensazione di pelle che tira, che manca qualcosa, quindi non è nutriente, quindi questo voglio dire, leggera, quindi questo sì, si asciuga subito. Vi consiglio di fare così, aggiungete uno zic di olio, se fate in questo modo anche con le creme che vi danno questo problema vi troverete bene. Ad esempio questo qua
E l'olio di jojoba che ho sempre comprato nell'ultimo periodo della tradizione erboristica Forsan, che come sapete è una marca che si trova sul mercato, veramente io pago pochissimo, costano veramente poco questi oli e la cosa bella è che sono puri. Ad esempio questo qua contiene soltanto Sidmundia sinensis seed oil, cioè il nome dell'olio, nient'altro, olio di jojoba puro. È una piccola bottiglina di vetro, però vi posso assicurare sono 50 ml ma durano molto, perché comunque se voi lo utilizzate bene, cioè questo qua va utilizzato ad esempio sul contorno occhi, anche sul viso, però due gocce, viene utilizzato proprio pochissimo, mi raccomando gli oli sempre sulla pelle bagnata, inumidita. Se però fate sta cosa, cioè vi mettete un po' di questa crema, no? La vostra quantità nella mano, e una goccia, massimo due di quest'olio, e poi lo massaggiate, lo potete fare sia sul contorno occhi che sul viso e vedete che vi lascia la sensazione di pelle che tira di meno, un po' più nutrita. Questo qua però comunque mi è piaciuto veramente veramente molto. Questo qua ci dice viso, corpo e capelli sulla confezione, infatti lo potete utilizzare anche magari tipo sui capelli a posto dei semi di lino, dei cristalli liquidi, appunto perché è un olio molto leggero, quindi anche quando sono asciutti non li unge, sempre usato con parsimonia, vi chiude un po' le squame dei capelli, le doppie punte, l'effetto crespo, e anche sul corpo, che comunque è ottimo anche contro le smagliature eccetera, quindi comunque è molto molto buono, costa poco al supermercato. Spesso mi chiedete gli oli dal supermercato, ci sono questi qua nella Forsan, controllate sempre che siano puri, però la maggior parte sono tutti puri, c'è scritto anche sulla confezione puro al 100%. E poi c'è invece questa qua, crema viso biologica idratante equilibrante, che anche questa qua l'ho dovuta bocciare perché prometteva bene, anche qua all'inci prometteva bene, c'è molto molto gel d'aloe vera, ho detto mamma fa che una crema bella purificante che lascia la pelle fresca. Non vi posso dire tutto ciò perché la cosa negativa che c'ha questa crema, e te ne accorgi anche se la spalmi sulla mano, è il fatto che c'ha dei granuli all'interno. Ho detto ma vuoi vedere che ho sbagliato, ho fatto dei problemi, ho preso lo scrub invece della crema, invece no, perché poi c'è pure lo scrub, vi faccio vedere, e invece no, ci sono tutti dei microgranuli all'interno che ovviamente restano sul viso. Adesso non so che cosa significa, un errore della formazione, non so neanche se solo sta crema sono stata sfigata io, fatemi sapere voi nei commenti, però ovviamente non vi posso neanche fare una recensione della crema, perché comunque mi metto una crema sul viso che c'ha sti granulini che restano poi sulla pelle, e quindi ho detto no, la devo per forza bocciare. Mi è dispiaciuto tanto sta cosa, ma veramente quando ho visto questi prodotti Omia nuovi al supermercato ci speravo tantissimo, invece mi hanno un po' deluso. Però questo qua invece è quello che mi ha deluso di meno, che è lo scrub viso biologico esfoliante purificante, pelle levitata, anche questo c'è scritto effetto peeling qua. Questo è veramente scrubbante perché qua ci sono tutti i granuli, e questo è molto carino, c'è il gel d'aloe vera, appunto ci sono questi granuli, è una cosa molto fresca e leggera, non vi aspettate uno scrub molto esfoliante che vi lascia la pelle liscissima, è molto delicato. Questo lo rende adatto a tutti i tipi di pelle, anche chi ha una pelle sensibile, che comunque uno scrub molto delicato, è molto molto fresco, non contiene oli, oil free, e questo lo rende adatto anche ad utilizzarlo più volte a settimana, perché comunque è praticamente esclusivamente il gel e questi granuli, quindi è molto delicato. Per pelle normale e miste, ok, ci sta. E quindi questi qua della Omia, questo è quanto. E poi un'altra cosa di cui volevo parlare è questo qua, questo detergente intimo, è sì e no, perché? Allora, però questa è una cosa dovuta al packaging, praticamente questo prodotto da quando l'ho provato, sto packaging non ha mai funzionato, a me è una cosa che mi innervosisce dannatamente, perché io non voglio buttare le cose, quindi se il prodotto non funziona, il packaging, io però lo devo usare comunque, quindi questo qua non ha mai, cioè non si è mai schiacciato e non usciva il prodotto, quindi ho dovuto utilizzarlo aprendo qua e cacciandolo via, vabbè. Poco male, non fa nulla. Vi posso dire che comunque questo qua dei Provenzali Bio, vi avevo già parlato dello shampoo e del balsamo dei Provenzali Bio in un vecchio video dei prodotti al supermercato. Questa linea all'aloe mi sta piacendo molto. Questo detergente intimo ricco di aloe vera, molto molto carino, che potete utilizzare
come detergente intimo, ma anche per il viso, perché come vi dico spesso, il detergente intimo, se è eco bio, ovviamente, se ha buon incidere per il viso, va bene, perché è un prodotto delicato, un prodotto purificante, che quindi vi lascia la pelle con pH ristabilizzato, molto pulita, purificata e morbida. Quindi il prodotto mi è piaciuto, però sto fatto del packaging, che ovviamente mi ha stressato in questo senso, solo per questo insomma non lo posso promuovere a pieni voti. E poi ci sono le salviettine intime e biologiche, molto molto carino il packaging così piccolino, ragazze. A me mi entusiasma tantissimo quando su queste cose piccoline me lo so portare dietro, non occupano spazio. E questi prodotti hanno di buono il fatto che hanno molto gel d'aloe vera. Qui poi c'è anche l'estratto di camomilla e varie cose carine. Comunque mi sono piaciute molto queste qua, sono salviette intime che io utilizzo anche per pulirmi le mani, per struccarmi anche, però non sono molto struccanti, ovviamente sono molto delicate essendo intime, però anche qua potete utilizzare il trucchetto dell'olio, cioè mettendo qualche goccina d'olio sulla salvietta la rendete anche struccante. È molto molto carina questa cosa, potete utilizzare l'olio di jojoba ma anche un olio un po' più economico, insomma un olio semplice di riso, un qualsiasi olio vegetale. Quindi ragazzi, questo è tutto, spero tanto 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 che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se voi avete provato questi prodotti e cosa ne pensate voi, la vostra recensione, se ci sono anche altri supermercati, altre marche che vorreste che io parlassi, ancora non ho recensito nei miei numerosi video dei prodotti da supermercato. Lasciatemi tanti pollici in su, così presto presto vi faccio un nuovo video su prodotti da supermercato, perché già sto provando tanti altri prodottini, quindi a breve ve ne voglio fare un altro con tante cose buone buone che mi stanno piacendo tanto. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!